ringrazio allora 100 volte, il mio nome oggi lavoro alla Università di Studi di Padova, nel Dipartimento di Ingegneria Idraulica, con il professor Andrea Rinaldo. Ormai da 12 anni ci pensavo, mi sono arrivata nel 2003, giusto perché prima dicevi che non ero ancora arrivata, ero già arrivata. E oggi devo parlare in maniera molto semplice, chiaramente, di tutti i modelli di flusso idrico sotterraneo che abbiamo sviluppato in questi anni. Questi modelli sono stati commissionati da vari enti pubblici, adesso un po' ve li spiego, ma avevano sempre come argomento le falle del Veneto centrale. Tuttora gli incarichi che abbiamo sono tutti relativi ovviamente alle falle del Veneto centrale, in particolare nel sistema del Brenta Bacchiglione. E perché, mi chiedevo, ma hanno dato tutti questi, ci danno tutti questi incarichi, questi studi che sviluppiamo insieme a vari enti? Pensavo proprio adesso che nel 2003-2004 ci trovavamo a vari riunioni, incontri, workshop a parlare di siccità, di risorgive che si asciugavano, di pozzi da pompe, di pozzi da approfondire, e quindi pensavamo a, mi raccomando, ricarichiamo, risparmiamo, mentre negli ultimi anni veniamo chiamati sempre più spesso per problematiche esattamente opposte, cioè falde troppo alte, falde che invadono gli scantinati, falde non più gestibili e magari bacini che devono essere riempiti con acqua di piena e magari non ho più capacità di assorbire. Quindi vi farò una panoramica di entrambe le cose. Che cos'è un modello? Veramente in maniera molto semplice, il modello è una specie di scatola che ha bisogno di dati di input ed ha degli output ovviamente. In input abbiamo tutti i termini di bilancio, che vuol dire le piogge, vuol dire quello che disperdono i fiumi, tutta l'acqua che entra e che esce, i pozzi, le risorgive, e che devono chiaramente essere stimati in maniera opportuna e adeguata, insomma, bisogna essere molto rigorosi su questa cosa. Quindi è fondamentale avere una enorme banca dati, dati da ARPAV che ci dà le piogge, dati dal gestore che ci dice quanto preleva. Ma non solo, tra i dati abbiamo necessità di avere la ricostruzione del modello strutturale, faccia da geologo, sotterraneo, cioè capire quanti acquiferi abbiamo, di che profondità, di che spessore, dove sono, dove iniziano, dove si ricaricano. Quindi noi chiamiamo modello geostrutturale o assetto geostrutturale. E in output, una volta che tutte queste cose vengono conosciute e date dal modello, abbiamo sia le quote di falda, quindi il livello del bacino, quanta acqua abbiamo dentro a questo serbatoio sotterraneo in tutti i punti del dominio, che sia i termini della chiusura del bilancio, cioè mi dice anche quanto è l'apporto sotterraneo da monte e da valle, cioè quello che non vediamo, deve chiudersi il bilancio, ad esempio quanto esce o quanto arriva dall'altopiano di Asiago nel Vicentino, per esempio. Il modello deve essere tarato e per tararlo abbiamo necessità di avere informazioni circa le caratteristiche geologiche dei terreni. Questa slide l'ho messa semplicemente non per spiegare modelli in due secondi, ma per dirvi che un modello adeguato ha bisogno di tante informazioni, tanta conoscenza, tanti dati che a volte spesso sono carenti, e poi ve ne porterò anche un esempio. Beh, falda, qui dopo ormai sia chiaro per tutti, ho voluto riportare questa con una casetta, questa immagine. Non ho disegnato lo scantinato, ma se volete ce l'ho nella slide seguente, perché a volte dicono mettilo, a volte dicono non metterlo. Cioè questa falda oscilla e va ad interessare o ad abbassare troppo, ad abbassarsi troppo e così il pozzo rimane asciutto e siamo tutti scontenti, o ad alzarsi troppo e abbiamo l'acqua negli scantinati o a piano campagna, al giorno, e siamo tutti scontenti, quindi interessi veramente opposti. Il primo modello che abbiamo sviluppato è quello che partì nell'anno 2004, alla luce insomma degli studi che dicevamo prima, da cui ce n'era prima il dottor Altissimo, e c'era commissionato in un primo momento Reto Bacchiglione, l'attuale consiglio di bacino, e poi un ulteriore sviluppo nel territorio del Lato Brenta, quindi Alto Vicentino, Alto Padovano, per studiare tutti i termini di bilancio, per capire come funziona, come siamo messi e soprattutto per fare scenari. Perché una volta che uno raccoglie tutte queste informazioni bellissime, dettagliate all'interno di questo territorio, che vedete era compreso dalla direttrice Schio Vicenza, ma andava ben oltre Cittadella Bassano, nell'alta pianura, okay?
Una volta che abbiamo tutte le informazioni dettagliate e riusciamo a tarare il modello, non entro nel merito di taratura di modelli, il modello non lo fa per esercizio, chiaro, permette di conoscere tante cose, di prendere, di toccare un po' con mano, di capire un po' i numeri, ma poi non lo fa per fare scenari, per dire se adesso cambiamo la pioggia, se piovesse molto meno, oppure se raddoppiamo i prelievi, sto dicendo cose a caso, però il modello uno lo fa proprio per fare scenari e prevedere. Sì, qua ho riportato ulteriormente tutto quello che abbiamo stimato, non ho chiaramente riportato i numeri, però tutta la parte di, chiamiamolo pre-processing, è stata onerosa, non solo stimare quanta pioggia cade, calcolare quanta pioggia cade, ma anche quanta di questa va in falda in base all'uso del territorio, piuttosto che capire quanto disperdono le canaletti irrigue su tutto il dominio, quindi tutti i consorzi di bonifica, quanto buttano le risorgive, ok? No, oggi, ma giorno per giorno, mese per mese, chiaramente questo contributo cambia in base alla quota di falda. Lo stesso per i prelievi e soprattutto, lo ribadisco da adesso, la dispersione dei fiumi. Tutti sappiamo, l'alveo, il torrente è fatto a ciottoli, sicuramente l'acqua non la vedo più andata sotto, sì, ma quanta ne va sotto? Questo è stato possibile stimarlo proprio perché qualcuno negli anni 70 ha condotto questi studi, ha raccolto dati, ha raccolto informazioni, e questo insomma è il bilancio e la scatola del pacchetto. Cosa permette di fare un modello? Ha permesso anche di fare queste cose, ha permesso di creare mappe di geofreatiche per dire fotografie istantanee di com'è la falda nei vari territori, vuol dire anche qui prendere misure. Ho riportato anch'io l'immagine dell'intervento di ricarica, perché quando ci chiedevano, cominciamo a parlare di ricarica, ma si infiltra quest'acqua o rimane lì? E quindi abbiamo fatto questa sperimentazione. E poi abbiamo anche, questo è solo un esempio, note come va la falda, possiamo anche capire come evolve nel tempo, spazio-tempo, i principali, diciamo, gli inquinanti più famosi dei vostri territori, i nostri territori. Chiaramente con il supporto di informazioni di falda, delle direzioni di flusso, noi possiamo anche andare alla ricerca della sorgente di inquinamento, perlomeno tentarci. E questo è un risultato, non entro nei dettagli, ma per dire che confezionato il pacchetto, il modello è tarato e quindi fornisce punto per punto una quota di falda, ci dice quanto questo osservatorio è pieno. Questo era il risultato nell'anno 2008 e ce lo fornisce questo risultato in tutti gli acquiferi, in tutti gli acquiferi in presenza. Non c'è solo un serbatoio, ce ne sono più di qualcuno, i pozzi di acquedotto pescano dagli acquiferi più profondi, quelli confinati, quelli protetti. Fornisce anche informazioni circa la velocità di falda, qui le zone con la velocità maggiore sono quelle vicino ai corsi d'acqua, al fiume Brenta, al fiume Astico, e nella zona del risorgive la falda arriva anche a 1-2 metri giorno come velocità. Ma soprattutto, come dicevo, ci permette di fare scenari il modello. Allora, una volta tarato il modello, che è la parte forse più onerosa, più laboriosa, uno può decidere di fare scenari di qualsiasi tipo, può chiedersi qual è l'effetto di prelevare circa 1 m³/s da Camazzole, i famosi prelievi di Camazzole. Noi abbiamo stimato circa un abbassamento di 70 cm, ma un'area di influenza di raggio 4 km e un impoverimento delle risorgive. Allora questo strumento diventa gestionale. Ma abbiamo anche simulato l'impatto di anni siccitosi, cioè se la pioggia incomincia a diminuire, come è successo, abbiamo un anno con circa il 20% in meno, cosa succede? Abbiamo visto un abbassamento massimo di 2,6 m, che fra parentesi era proprio quello che abbiamo verificato in un pozzo, sempre il pozzo di Caldogno, quindi insomma risultato anche confortato dai dati reali. Possiamo anche vedere cosa succede se imparassimo a chiudere i pozzi privati, non tutti chiaramente, perché tra i pozzi privati ci sono anche quelli autorizzati, ma comunque chiudendo dei pozzi privati, questo non è l'acquifero superficiale, è l'acquifero confinato, il terzo, quindi si trova a circa 100 metri nel piano campagna, circa. Abbiamo visto che se chiudessimo solo per 1 m³/s il prelievo privato, ne beneficerebbero sia le risorgive ma anche i livelli, innalzamenti anche di 1 m, di 90 cm, 1 m.
E poi abbiamo anche realizzato, anzi questo è sempre l'anno critico, il 2003 abbiamo simulato l'anno critico che è stato particolarmente povero di pioggia, ma infine quello che volevo mostrare per allacciarmi agli altri discorsi era lo scenario relativo al doppio effetto. Prelevo un metro cubo da Camazzole perché ho bisogno di mandare acqua alla bassa pianura veronese, Veneta, Padovana e Veneta, però se prelevo un metro cubo al secondo, io gestore, io governatore delle acque, decido di immetterne a monte un metro cubo al secondo tramite impianti di ricarica, che sono le due macchie blu. E quindi insomma si era visto che questo compensava abbastanza, chiaramente localmente gli innalzamenti e gli abbassamenti rimanevano, ma il bilancio si chiudeva a zero, perché se io prelevo un metro cubo e monte ne immetto, questa cosa era chiaramente ottima. Dopo questo modello volevo parlarvi brevemente dell'altro tipo di problematica degli ultimi anni, i modelli relativi alle casse d'espansione. Questa è la cassa d'espansione di Caldogno. Questi bacini sono stati progettati, sono tuttora in progetto, in fase esecutiva anche, proprio per fermare le acque che arrivano troppe in certi momenti, in brutte zone, e c'è tutto un dibattito se fare questi bacini, dove farli, e uno dice la sua. In ogni caso, cosa c'entrano i bacini con le falde? C'entrano perché questi bacini in queste zone di alta pianura, alta e media pianura, perdono acqua, potrebbero perdere acqua dal fondo. Allora, coloro che hanno le case piuttosto che gli scantinati, piuttosto che chiamiamolo campi generici, il vicino dicono: beh, ma io ho già le falde alte in questi ultimi anni. 2010, 2012, c'ho già il campo allagato, questo tu mi fai il bacino perde, ho ancora più problemi. Allora, con un modello, quindi con tutti i dati, tutto l'apparecchietto, abbiamo realizzato degli scenari e abbiamo, in particolare questo è il bacino appunto di Caldogno, questa è, vedete, l'estensione, si trova poi in una zona particolarmente, diciamo, sfortunata, cioè proprio vicinissimo alla risorgiva, cioè dove la falda già di suo non è che sia a 100 metri del piano campagna, è molto molto prossimo al piano campagna, quindi se è già prossima e più ci piove sopra, non è che la falda possa evaporare via, cioè la falda è alta, quindi è molto probabile che già di suo alcune zone siano già allagate al di là del bacino. Infatti questa era la prima cosa che abbiamo mostrato, cioè abbiamo detto: guardate che queste immagini satellitari del 2001, quelle aree nere sono tutte aree allagate con acqua, potrebbe essere in parte acqua da risorgiva, in parte acqua piovana che non si infiltra, questa sicuramente è acqua fiorante di falda, possiamo discuterne su quella all'interno del bacino, ma comunque era per dire che sono zone con falda già prossima al piano campagna, quindi con già problemi indipendenti dal bacino. Però il bacino poteva peggiorare questa situazione e infatti il modello aveva mostrato insomma, che nel confine est, nel confine sud di questo bacino, con condizioni di riempimento massimo, in condizioni peggiori, poteva in parte dare problemi di affioramento. E quindi il modello è servito per dire che se mettiamo una fascia tampone di circa 15 ettari o 30 o 40 ettari, poi adesso non ricordo, penso che la soluzione finale fosse quella di 30, come abbiamo visto vari scenari, mettiamo una fascia tampone che impermeabilizzi il fondo del bacino nelle zone più delicate e quindi evitiamo problemi di allagamento ad est e a sud del bacino stesso. Un altro bacino molto interessante che stiamo studiando adesso sempre con un modello è il bacino di Montebello. Qui il bacino di Montebello lo conoscete voi vicentini, non sono vicentina se non per adozione ormai e per simpatia e per lavoro. Voi vicentini lo conoscete molto meglio di me, però è l'unico bacino attualmente esistente che difende il Veneto dagli eventi intensi, è l'unico attualmente esistente attivo. Deve, è in progetto questo allargamento. Allora la questione è stata la stessa, lo allarghiamo, ma già adesso, e questa è una mappa da prendere un po' con cautela, diciamo, degli allagamenti, che già adesso quelle zone hanno problemi di allagamento. Allora qua subito è evidente che il bacino perde, calmi. Può essere che il bacino perda, non abbiamo ancora detto niente, stiamo ancora studiando.
però queste macchie gialle non sono macchie dove sicuramente la falda è arrivata sul piano campagna, forse sono affioramenti a 5, 6, 7 metri di piano campagna dove il privato ha uno scantinato. Allora qui la questione entra delicata, no? Il problema è che tu mi allaghi il piano campagna e tu che mi allaghi lo scantinato. Qui dopo lascio a voi il dibattito, io non entro nel dettaglio, è per dire che nel merito del problema, però per dire che queste aree con problemi non è detto che siano attualmente problemi di falda sul piano campagna, potrebbero essere. Sì, dopo mi chiedi. Ti chiedono proprio sì. Che sono proprio di Montebello. No, anche perché il bacino di Montebello di fatto non è mai, cioè raramente viene utilizzato, no? Cioè viene utilizzato effettivamente nei momenti di emergenza. Ultimamente è utilizzato. Non capisco questo, diciamo. Ah no, c'è cioè, buona parte, c'è della gente che sostiene dei comitati, adesso i nomi dei comitati non li ricordo, la regione appunto c'è comitato questo studio per dire. Attenzione, queste persone, c'è gente che dice che in concomitanza dell'allagamento del bacino registra un allagamento. Questa è la domanda. Quindi quella più o meno vero. Allora uno può dire subito, beh, c'è il bacino attivo, è l'allagamento, è il bacino attuale che perde, ok? Uno potrebbe anche dire, sì, ma quando c'è il bacino attivo tu hai anche il fiume che buttano, che disperdono, hai tanta acqua che viene giù. Si è messo in qualche modo in relazione le zone di allagamento con l'eventuale utilizzo o meno del bacino? Sì, è che queste zone sono legate anche quando non. E come fai? Allora, la prima cosa che abbiamo fatto è dati, mettere giù piezometri e monitoraggi. Cioè, questo è il singolo che si è lamentato con, credo, il genio civile a dire: guarda che qua ho questo problema. Te lo dice oggi. Dicembre 2010, te lo dice nel febbraio 2014, problemi di falde altissime, fai fatica e non è banale dire è il bacino o non è il bacino, infatti il problema è ancora in sospeso, noi abbiamo avuto una proroga perché attualmente l'università non ha detto è il bacino, anzi la domanda che ci hanno posto è l'allargamento peggiora la situazione, perché questo è l'attuale, ma il bacino deve essere allargato. Quindi la situazione è veramente delicata e complessa da dire se e quanto il bacino può peggiorare, ok? Non l'abbiamo ancora detto perché i dati che stiamo raccogliendo sono parziali, è un anno che li stiamo raccogliendo. E nell'ultimo anno quanto ha piovuto? Lorenzo? Poco. Non hanno attivato il bacino, quindi sai, adesso bisogna aspettare la pioggia. Vabbè, poco, troppo poco. L'ultimo anno è stato sempre pioggia. No, se partiamo dal marzo 2014. Sì, da un anno, sì, ecco. Gli ultimi mesi, poco. Esatto, dall'estate 2014, intendevo dire incarico, è partito dall'estate 2014. Va bene, quindi questo è uno studio di venire. Fra parentesi, la situazione qui è anche particolarmente complessa per la presenza del diaframma. Quella linea rossa che ho tratteggiato è un diaframma impermeabile che hanno realizzato nel 91-81, mi sbaglio 81, sempre, 81, proprio perché in queste zone, qui a valle, vedete, c'erano problemi di allagamento e quindi realizzando quel diaframma di profondità circa 30 metri hanno eliminato il problema lì, forse l'hanno spostato da un'altra parte, può essere. Però diciamo che adesso c'è il bacino esistente attivo, riempito nel dicembre 2010 con 7 metri d'acqua, cioè un muro d'acqua, quindi vuol dire che questi qua hanno 7 metri lì, dietro. No, quelli sotto non sono contenti. In più falde altissime, avete visto i grafici, cioè le falde altissime sono indipendenti dal riempimento del bacino. È che tu riempi il bacino quando hai le falde alte perché ti piove, cioè è tutto insieme, no? Mentre 10 anni fa eravamo qui a dirci, oddio, e adesso abbassa la pompa perché non ho più acqua per l'acquedotto, cioè 10 anni. E infine, che forse è la cosa più relativa all'oggetto di oggi, ma era per dire quante cose possono fare i modelli sulle falde, c'è anche un modello che è stato realizzato recentemente per stimare l'impatto di questi interventi di ricarica artificiale. Qui vedete la localizzazione degli impianti che hanno realizzato, di siti pilota realizzati in corso di questi anni. Noi abbiamo valutato l'impatto degli interventi di ricarica sul sito di Sarcedo, Breganza e Montecchio Precalcino. A Sarcedo abbiamo 4 pozzi infiltranti più una trincea,
a Breganze 4 pozzi sempre disperdenti, a Montecchio Prefalcino 2 pozzi. E in questa zona, beh, lo sapete anche voi, ci sono presenti anche queste simpaticissime cave che già mettono la falda a giorno, vedete queste macchie azzurre, quindi scavate, approfondite al punto tale da intercettare la falda acquifera. Quindi anche in questo caso abbiamo ricostruito tutto, diciamo, la scatola, l'assetto geostrutturale. Qui vedete le quote del piano campagna sulla sinistra e sulla destra gli spessori dell'acquifero che abbiamo modellato, cioè ci siamo concentrati solo sul primo acquifero freatico, perché sotto c'è la prima lente a bassa permeabilità che sostanzialmente rende impermeabile, differenzia l'acquifero sovrastante da quello sottostante. Quindi questi interventi vanno a ricaricare solo la falda superficiale, quella che poi arriva alle risorgive. E queste sono le griglie di calcolo. Ho dovuto ovviamente realizzare anche inserire il fiume astico, che volevo mostrarvi questo, è il principale contribuente. Cioè già negli anni 80 si era visto che l'Eucra Timonchio, l'Astico e il Brenta avessero un forte carattere disperdente. Per fortuna qualcuno a quel tempo ha realizzato campagne di misura differenziali in Montevalle e ha visto, bene, se io ho una portata a Sarcedo, no, ma più o meno Rocchette di, adesso non è questa la curva, di un ingresso di x metri cubi al secondo, l'alveo ne può disperdere, il tratto disperdente è questo, ne disperde 2, 3, 4 metri cubi al secondo. Questa informazione è fondamentale per poter dire quanto disperde giorno per giorno, ora per ora, il fiume astico. E quindi questo è il bilancio, dovrebbe vedersi abbastanza bene, sì, del periodo che è stato simulato, circa 2 anni di simulazione dal 2012, marzo 2012, giugno 2014. In questo periodo il fiume astico ha disperso circa 200 milioni di metri cubi contro 30 milioni di metri cubi che derivano dalla pioggia, perché non tutta la pioggia si infiltra, e con i 3 siti pilota abbiamo infiltrato, cosa sono, 3,4 milioni di metri cubi, quindi è proprio tutto un altro ordine di grandezza, per carità, importantissimo, però è per dire l'importanza relativa di vari termini, cioè 190 milioni l'astico, 3,4 milioni la ricarica artificiale. Abbiamo raccolto tutti i dati, queste sull'asse di sinistra vedete i livelli di falda nel confine nord, a sud, questo blu è il piezometro più a monte, quello giallo è il piezometro più a valle, mentre quello verde, che è quello più interessante, è l'unico piezometro presente in questi siti. Vedete che quando c'è l'impianto di ricarica attivo a Sarcedo ci sono queste oscillazioni di innalzamenti di ben quasi 16 metri medi. Quindi ha innalzato sotto al sito di Sarcedo, dico, che ha infiltrato pochissimo, 100 litri al secondo, abbiamo avuto innalzamenti di 16 metri, ma sotto lì, non tutta l'area, sotto lì a 3 metri di distanza, ok? Però con questo io ho dovuto tarare il modello, mentre il rosso è un piezometro, adesso vi mostro dov'è, che sente, vedete, le dispersioni dell'astico che sono qui in azzurro, cioè ogni volta che la preda dell'astico sale, e siamo sempre intorno ai 4, 5, 6 metri cubi al secondo, l'astico, il piezometro risponde ed è abbastanza distante, non è di vicinissimo, quindi si vede chiaramente, lo vedete anche dalle curve, dalle linee isofreatiche, che l'astico ha questo effetto disperdente e va a ricaricare la falda. Quindi dati, monitoraggi, modello tarato. Ovviamente qui non ho fatto solo un riassunto per motivi di tempo, sto già sforando, ma rosso e azzurro sono i monitoraggi in questo punto dove c'è adesso c'è il puntatore, che questo piezometro, unico piezometro monitorato in continuo, non quello del sito di ricarica. Allora io ho tarato il modello in questo sito e si vede una buonissima rispondenza, considerate che questa è una simulazione di 2 anni con dettaglio settimanale, con la curva di dispersione dell'astico sostanzialmente stimata, perché nessuno ha altre informazioni. Quindi una volta tarato il modello, senza ricarica, è stata simulata la ricarica reale di questi ultimi 2 anni, di quei 3,4 milioni di metri cubi. Vedete che qui in alto a destra trovate il sito di Sarcedo, l'impatto nel sito di Sarcedo, e questo è l'impatto nel sito di Breganze.
Io ho cercato appunto di riprodurre gli effettivi 16 metri di innalzamento nel sito di Sarcedo, sotto il sito di Sarcedo, ripeto, e questi innalzamenti non sono costanti, sono i massimi innalzamenti che abbiamo registrato, cioè quando la portata di infiltrazione è stata massima, e ha registrato quindi circa a 90 metri un innalzamento residuo di 2 metri ancora, e a circa 350 metri di distanza dall'emissione ancora un metro di sull'innalzamento. Quindi diciamo che a 350 metri uno aveva un effetto di innalzamento dovuto alla ricarica artificiale di un metro, mentre nel suo di Breganze un po' di più, perché Breganze ha infiltrato portate intorno ai 200 litri al secondo rispetto ai 100-120 di Sarcedo, ed è arrivato a farsi sentire fino a 600 metri circa. Una volta tarato quello che è stato effettivamente la ricarica negli ultimi 2 anni, ho realizzato uno scenario del tutto ipotetico, non si è mai realizzato, ci tengo a precisarlo, e ho messo, abbiamo deciso di inserire portate massime, cioè sfruttare al massimo la potenzialità degli impianti. Quindi a Sarcedo abbiamo fatto in modo di abbiamo fatto infiltrare dei 4 pozzi 100 litri al secondo ciascuno, e dalla trincea circa 200 litri al secondo, mentre a Breganze ho 4 pozzi da 100 litri per un totale di 400, a Montecchio 2 pozzi da 100 litri, quindi forate molto ridotte, e chiaramente in questo caso l'impatto è notevole, come ce l'aspettavamo, come deve essere, perché noi stiamo infiltrando in falda in 2 anni 42 milioni di metri cubi, cioè stiamo infiltrando quanto tutto l'apporto meteorico, ma è una ricarica seria questa, e quindi gli impatti sono chiaramente notevoli, e i terreni sotto ai siti di ricarica si saturano completamente, e abbiamo un innalzamento a Sarcedo di, come vedete i numeri, 5 metri a 500 metri di distanza, quindi si sente il raggio di influenza, è molto molto ampio, ok? E l'innalzamento a Breganze è lo stesso, cioè abbiamo ancora 2 metri di innalzamento residuo a distanza di 2500 metri, quindi un raggio di 2,5 km. Sostanzialmente questa ricarica così pensata permette di avere almeno un metro di innalzamento in tutto il dominio, che non è poco. E quindi adesso il problema è sempre quello, no? Cioè ricarichiamoci come e quando. Chiaro che bisognerebbe gestire in maniera, devono essere gestiti in maniera oculata questi impianti, cioè sono stati pensati e progettati, diciamo, e sognati in momenti di falda ai minimi storici, quando la gente non aveva, i gestori erano abbastanza preoccupati, le risorgive erano asciutte, i trend erano pessimi. Quindi in quel momento lì tutti saranno più d'accordo di infiltrare 42 milioni di metri cubi, butta dentro tutto se ce li avessimo avuti nei fiumi, perché devono anche essere disponibili. In certi momenti, quando le falde sono alte e vanno già a disturbare, probabilmente mettere al massimo questi impianti non è opportuno, però insomma questa è una questione di uso sostenibile, di gestione accurata ed efficace degli impianti ipotizzati. Ricordiamo sempre che il fiume Astico è il più grande in questo sito, il più grande ricaricatore, cioè dispensatore di acqua gratis e pulita e perfetta, quindi non per quanto mi riguarda vi posso dire di non spaventiamoci degli alti livelli degli ultimi anni, non diamo la colpa a questi interventi di ricarica del progetto Acqua, anzi non hanno fatto sostanzialmente niente, non per sminuirli, ma non hanno assolutamente sbilanciato il bilancio, questo è evidente. Io ho finito. Yeah, yeah, yeah.